Se non ci fosse il capo, sarei io a sostituirlo. Il vice capo. Kevin, te l'ho già spiegato. Io sono qui e tu sei qui. Quindi sono il tuo braccio destro. No, perché sei più in basso, vedi? Il tuo fianco. Sono al tuo fianco, capo. No, Kevin, sei un po' più giù. Tipo la gamba. Sì, ecco. Sei tipo la gamba. La mia gamba destra. E gli altri sono più in giù, vero? Ma certo. Gli altri sono tipo le Sì, caviglie. sono tipo le caviglie. Le mie caviglie. Le gambe sono molto più importanti delle caviglie. Si dice sempre gambe in spalla o sempre in gamba. Non ho mai sentito dire sei un ragazzo in caviglia. Sono molto più importante dei miei altri colleghi. La gamba destra del capo. La pandemia non è ancora finita, quindi siamo ancora qui a lavorare a casa mia, in smart working. E visto che tra poco è Natale, ho pensato di preparare una piccola sorpresa per i miei ragazzi. Signori, un pochino di attenzione perché, come sapete, tra non molto sarà Natale e quindi, per evitare di farci regali un po' così così, a discapito di uno veramente bello, faremo il Babbo Natale segreto. Invece che spendere un pochino per piccoli regali, usi tutto il budget per uno solo. Un unico e bellissimo regalo. È costoso. Ma il costo di un regalo non definisce la sua bellezza, capo. John, non ti facevo così materialista. Io intendevo che se fai un regalo solo sei più concentrato, non è così, ragazzi? Forza, ho già preparato i bigliettini con i nostri nomi. Pescate e farete il regalo solo a quella persona. E mi raccomando, chi pescate è un segreto. Sono estremamente bravo a leggere la mente dei miei ragazzi, quindi capirò subito chi deve fare il regalo a me. Capo, per la storia del Babbo Natale segreto avrei bisogno di un consiglio. Sì, donna, dimmi pure. Beccata. Ho pescato Kevin Oh no, e... donna, non me lo dovevi dire! Adesso lo so. Oh, lo so, capo, ma lei conosce bene Kevin, quindi magari poteva aiutarmi. Beh, fossi in te, non baderei a spese. Lui è molto pretenzioso e ama il baseball. Una palla autografata, sì, sicuro l'apprezzerebbe. Oh, grazie mille, capo, davvero. Oh, ma certo, donna, sarò felice di dirti che cosa vuole Kevin. Ha usato il trucco più vecchio del mondo. Kevin sarà felicissimo del suo regalo. È chiaro che lei abbia pescato me e è una fortuna, visto che io ho pescato lei. Ah, ma c'è un cuoricino, ma chi l'ha messo lì? Chi ha scritto i bigliettini è un vero rapione. Capo, scusa per il regalo. Mike, ti dirò quel che ho detto a donna. È il pensiero che conta. Non preoccuparti. Il mio regalo e quello di donna spiccheranno tra gli altri. Io, perché sono il capo e deve essere costoso. E lei, perché è una bravissima persona. Io ho trovato John e abbiamo spesso diversi battibecchi, ma è Natale e voglio fargli un regalo che davvero vuole per seppellire l'ascia di guerra. Un cagnolino, John. Sì, l'ho trovato per la strada e ho detto, perché no? Ora è a casa con me, dovrò comprare tutte le cose che servono. Gli ho preso un guinzaglio per il cane che ha trovato. È stato facilissimo indagare, lui non se n'è nemmeno accorto. Kevin a me non è stato difficilissimo capirlo. Me ne sto approfittando. Decisamente. Se n'è andato? Sì. Ci avrà sentito secondo te? A Natale siamo tutti più buoni, ma Kevin, hai un minuto?
Sì. Per caso tu vorresti un cucciolo? Qualche giorno fa ho trovato un cagnolino per la strada e mi sono reso conto che non posso tenerlo e mi chiedevo se tu volessi adottarne uno. Oh, mi dispiace molto, comunque no. È $40. Comunque io ho pescato Mike. E... Mike! Ti piacciono i cubi di Rubik? Li adoro! Li hai mai provati 5x5x5? Esistono 5x5x5. Fatto! Orecchini in diamante per donna. Una palla autografata avrà circa questo valore, quindi... nessuno si sentirà a disagio. Cosa? Adoro Star Wars! Yoda? È il mio personaggio preferito! Sì, lo adoro! Ci ho messo una settimana per costruirlo. Gli piacerà. Wow, Kevin! Ce l'ho uguale identico a casa. Pensa che ci ho messo una settimana per costruirlo. Fantastico, ottimo acquisto. Dannazione. Oggi è il grande giorno. Tanti auguri, Gesù. Tanti auguri a te. Allora, passiamo ai regali. Chi vuole cominciare? Io. Non essere frettolosa, donna. I regali più belli, quelli si lasciano per ultimi. John, vuoi cominciare tu? Non ho avuto tempo di incartarlo, ma Mike, al volo. Oh, grazie. Un cubo 5x5x5. È fantastico, John. Sì, molto bello, John. Sicuramente il miglior regalo di oggi. Non è una gara, capo. Ma certo che no, John. Sul regalo migliore non c'è gara. Non c'è gara. Allora vado io. Ecco a te, John. Questo è il tuo regalo. Forse sono stato troppo cattivo con Kevin. Oh, del formaggio olandese. Grazie mille, Kevin. Deve essere buonissimo. Sono intollerante al lattosio. Ma direi che me la sono cercata. Davvero, ti piace? Assaggiane un pezzo. No, grazie, me lo conservo per più tardi. Oh, ma non lasciamo a mani vuote Kevin. Mai? Kevin, spero che ti renda felice. È davvero rara. Una palla autografata da Barry Bonds. Donna, è pazzesco. Io non... capo, io le ho fatto un disegno. Grazie per il suo consiglio. Grazie. Capo, quindi lei ha pescato me? Sì, io l'ho scordato in macchina. Vado io, signore. No, Kevin, non ti scomodare. Capo, ma non lo ha dimenticato, è qui. No, quello è per un'altra persona. C'è scritto per donna. La mia donna. Sorpresa, volevo aspettare l'anno prossimo per dirvelo, ma... No, c'è scritto proprio per donna. E buon Babbo Natale segreto alla miglior segretaria del mondo. Non ci sono equivoci. Non intendo nessun'altra se non donna, la mia segretaria. Ah, allora sì. È proprio quello lì. In fondo volevo rendere il Natale speciale per colui o colei che avrei pescato. E non mi importava di quello che ricevevo. Nemmeno me lo ricordo. Che ho ricevuto? Gli orecchini. Quelli sono un regalo che ricordi.